Ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale di Pensionati In. Oggi daremo consigli su come fare per scegliere il contratto energia, luce e gas economicamente più vantaggioso e su come difenderci da forme di credito e di finanziamento riservate ai pensionati poco convenienti. Lo faremo con le paladine dei consumatori, Silvana Santinelli, segretario generale di Consum Marche, e Loredana Baldi, responsabile credito e finanza di Consum Marche, che ringraziamo per essere qui con noi e salutiamo. Bene, Santinelli, entriamo subito nel merito. È vero che dopo la liberalizzazione del settore energia siamo di fronte a una miriade di proposte di contratti rispetto a energia, luce e gas. Ecco, quali sono i consigli che possiamo dare ai nostri pensionati, ai nostri amici che ci stanno seguendo per orientarci e scegliere il contratto migliore? Allora, la liberalizzazione ha comportato una grande opportunità. L'importante è saper scegliere. Dobbiamo considerare due elementi. Uno, dobbiamo pensare al nostro profilo di consumo e l'altro alla proposta, alle caratteristiche contrattuali. Oggi ci sono moltissime proposte. Vorrei però ricordare che la maggior parte di queste proposte comporta esclusivamente la diminuzione di una parte contrattabile, appunto, che è la quota energia, che nel complesso della bolletta, escluse le tasse, sì e no un 50% della bolletta. Allora, quali sono i maggiori contratti che oggi vengono proposti? Allora, innanzitutto c'è il contratto che prevede uno sconto, per cui sulla base di questo sconto ovviamente le proposte contrattuali variano da 1 a 2 anni. Sempre sulla quota energia lo sconto. Poi ci sono invece molti contratti che vanno molto in uso in questo momento e sono assolutamente pericolosi e, a nostro avviso, e riguarda praticamente un tetto o un costo fisso mensile su un tetto di consumo fissato. Allora, cosa significa? Significa che se io vado oltre quel tipo di consumo, e pensiamo per esempio alla differenza fra estate e inverno, sicuramente la mia bolletta salirà alle stelle. L'altra parte, l'altro tipo di contratto riguarda il prezzo bloccato. 1 o 2 anni un contratto a prezzo bloccato. Allora, conveniente se all'ingrosso il costo dell'energia aumenta, ma assolutamente penalizzante se il costo diminuisce. Beh, sicuramente è un mercato che propone molte offerte, ma che utilizza anche un marketing, un modo di vendita molto aggressivo. Molti pensionati ci hanno segnalato che arrivano, che si ritrovano ad avere un contratto stipulato attraverso telefonate o anche il porta a porta. Ecco, come possiamo dare dei consigli? Come ci si può difendere da questa modalità così aggressiva di vendita? Purtroppo alla liberalizzazione ha fatto seguito appunto l'aumento di pratiche commerciali scorrette, in questo caso si chiamano, tanto che ultimamente è intervenuta l'Authority, grazie anche alle nostre segnalazioni in merito, e le persone più colpite anche dalle segnalazioni che noi abbiamo in ufficio, in Adiconsum, sono sicuramente i pensionati. Perché? Perché noi abbiamo il diritto di scegliere il contratto più conveniente, ma abbiamo assolutamente il diritto di essere assolutamente informati su tutta la proposta contrattuale. Invece oggi chi bussa alla nostra porta normalmente purtroppo lo fa con inganno. Cosa voglio dire? Che spesso ci propongono solo quando apriamo la porta si presentano come il gestore che noi abbiamo. Poi dicono che dobbiamo cambiare il contratto perché dobbiamo cambiare la tariffa bioraria, dobbiamo passare ad altro. Ci propongono addirittura dei rimborsi, cioè la fantasia dei promotori sta arrivando veramente a cose assurde. Per cui rispetto a questo è evidente che l'anziano si trova in difficoltà e molto spesso si rende conto di aver firmato un contratto esclusivamente se va bene dopo qualche minuto che è uscito il promotore, ma altrimenti se ne accorge quando arriva la prima fattura o addirittura se le fatture non arrivano. Ecco, allora quali consigli, quali regole seguire per appunto tutelarci, difenderci e soprattutto
non trovarci ad avere un contratto firmato senza, o comunque in essere senza poi essere così consapevoli? Allora, innanzitutto c'è la prima regola che evita tutti i problemi successivi e che riguarda la nostra sicurezza ed evita qualsiasi tipo di truffa: non aprire la porta a nessuno. E qui questa è la prima regola. Poi ovviamente, se invece facciamo entrare qualcuno, l'importante è che leggiamo attentamente il contratto, che non ci affrettiamo a firmare, non abbiamo assolutamente nessuna fretta. E l'altra cosa è che dobbiamo capire e farci dare tutti gli elementi non solo del promotore che sta arrivando a casa, per cui carta d'identità eccetera, tesserino, ma anche il logo di quello che stanno proponendo, perché è importante sapere di quale gestore stanno vendendo, no? E molto spesso non lo sanno. E poi non dare assolutamente il consenso alla registrazione telefonica, ma io direi proprio di non fare i contratti a livello telefonico di energia, quello che ci dicono è sicuramente parziale. Ma l'altro aspetto che invece avviene molto spesso è che rispondiamo sì e no telefonicamente e confermiamo, esatto, i dati che in qualche maniera ci vengono forniti. Quindi è bandito il sì e il no. È bandito il sì e no, a meno che non sia una scelta di cui siamo più consapevoli, non far vedere le fatture del nostro gestore. Perché sulla base delle fatture del nostro gestore vengono presi tutti i dati dei nostri contatori e viene poi preparato il nuovo contratto. E noi dobbiamo sapere che c'è la possibilità di difendersi, e c'è la possibilità di recedere entro 10 giorni, ma nel momento in cui si tratta di pratiche commerciali appunto aggressive possiamo farlo anche successivamente, e per cui nelle nostre sedi ovviamente siamo a disposizione per aiutare sia tramite reclami che tramite le conciliazioni paritetiche. Quindi possiamo invitare tutti i pensionati e tutte le persone che si accorgessero nel corso, insomma, della verifica dei contratti dell'energia di rivolgersi presso i vostri sportelli di Adiconso. Sicuramente la cosa indispensabile è fare la raccomandata entro 10 giorni al nuovo gestore, ma dobbiamo avvisare anche il vecchio o quello che è attuale, e poi ovviamente le cose potrebbero finire con questa raccomandata, non sempre avviene, e comunque molto spesso il problema è che soprattutto il pensionato non se ne rende conto subito, se ne rende conto quando i 10 giorni sono trascorsi, però c'è comunque modo di intervenire comunque nel caso di pratica commerciale scorretta. Benissimo. Quando insomma si tratta di vendere, non si guarda in faccia a nessuno, si fanno anche pubblicità ingannevoli, non solo, o si invitano ad accedere ai contratti non solo per l'energia, ma ci sono anche pubblicità ingannevoli rispetto anche all'accensione di finanziamenti o a crediti che sembrano in primis molto accattivanti e molto vantaggiosi, ma purtroppo poi ci si accorge che non so proprio così. Ecco, abbiamo qua l'esperta della Adiconsum di credito e finanza, e rivolgo questa domanda proprio a Loredana: come ci si difende da questa pubblicità ingannevole che invita poi ad accedere a finanziamenti apparentemente vantaggiosi? Sì, innanzitutto chiaramente diffidare da tutte quelle che sono le forme di pubblicità che promettono finanziamenti estremamente veloci, senza garanzie, finanziamenti anche a pensionati e protestati, che sono insomma i classici specchietti per le allodole, che poi ci fanno ritrovare invece con un contratto di finanziamento che normalmente non viene spiegato, ma che è una delle forme di finanziamento più costose in assoluto. Parliamo della cessione del quinto, dello stipendio o della pensione. E questo problema sta riguardando sempre di più i pensionati, perché mentre prima era una tipologia che era riservata ai lavoratori dipendenti, oramai da qualche anno, da molti anni, è estesa anche ai pensionati. Perché questo finanziamento è così costoso? Non riguarda tanto il tasso di interesse a cui ci viene offerto, il cosiddetto TAN, tasso anno nominale. Ecco, spieghiamo appunto queste sigle, perché poi non sono così chiare. Sì, perché è molto importante infatti distinguere. Il TAN è il tasso anno nominale, cioè il tasso a cui ci viene offerto il finanziamento. Ci viene detto: ti offro un finanziamento al 10%. Il problema è che a questo tasso di interesse vanno sommate tutta una serie di spese che non ci sono in altri contratti di finanziamento, e che sono le commissioni di intermediazione, sono le commissioni proprio di anche per i soggetti che intervengono nella stipula di questo contratto,
più sono i soggetti che intervengono e più aumentano ovviamente i costi per le commissioni. Poi ci sono costi che per i pensionati sono molto elevati, che vanno assolutamente considerati, che sono i costi per la polizza obbligatoria per la copertura del rischio Ah, morte. questo è importante. Questo è molto importante perché questa tipologia di polizza, ovviamente, il prezzo, il premio, che è il prezzo, insomma, della polizza, viene calcolato sulla base di dati statistici, sulla base delle aspettative di vita. Per cui è chiaro che una persona giovane, che ha un'aspettativa di vita statisticamente più lunga, avrà un costo più basso per la polizza, ma più andiamo avanti con l'età, più la nostra aspettativa di vita si riduce e più il costo della È più polizza alto, aumenta. certo. Per cui per i pensionati il costo della polizza incide in maniera notevole su quello che è il costo complessivo del finanziamento. Ecco perché non dobbiamo guardare soltanto il TAN, ma dobbiamo guardare anche, adesso diciamo un'altra parolina, che è il TAEG. Spieghiamo perché non tutti la conoscono, insomma. Assolutamente, il TAEG è una sigla che significa tasso annuo effettivo globale ed è il vero costo del nostro finanziamento. Sostanzialmente è il costo che include non soltanto il tasso di interesse, ma che include tutte le spese di cui abbiamo parlato, compreso il costo della polizza. E può variare sensibilmente, nel senso che noi possiamo avere un finanziamento che ci viene offerto al 10% e poi arrivare, ad esempio, ad un TAEG del 18%, per cui abbiamo una differenza tra il 10 e il 18 di 8 punti percentuali che fa sì che la rata diventa veramente pesante. Quindi per i pensionati veramente fare estrema attenzione a questa tipologia di finanziamento. Bene, quindi diciamo attenzione a dire sì o no quando ci telefonano per accendere contratti per la stipula di energia elettrica, attenzione ad aprire la porta, mi raccomando, e soprattutto attenzione a quello che si firma, perché poi le insidie ce le ritroviamo quando rischiamo anche i nostri pochi soldi che abbiamo. Bene, una puntata densa di consigli, una puntata molto particolare con le paladine dei consumatori Silvana Santinelli e Loredana Baldi, che potete trovare presso lo sportello di Consum Marche, e se volete mettervi in contatto con loro potete scrivere alla nostra redazione di Pensionati in via dell'Industria 17 60 127 Ancona o via email a pensionati.in@cisle.it. Io ringrazio Silvana Santinelli, segretario generale di Consum Marche, per essere stata con noi, e Loredana Baldi, esperto di credito e finanza di Consum Marche. Vi do appuntamento a giovedì prossimo e soprattutto ringrazio voi per averci seguito. Buon proseguimento con i programmi di ETV.